Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Forse alcuni di voi avranno ancora ben scolpito nella memoria il profilo sui generis di Carola Rackete, la teutonica con i rasta sulla testa che passò alle cronache per i suoi gesti molto discussi per i mari dell'Italia, segnatamente sulle coste siciliane. Carola Rackete, detta anche la capitana, io personalmente li ho ribattezzati i capitali coraggiosi, a sottolineare il posizionamento saldamente dalla parte del capitale. Ebbene, Carola Rackete torna a far discutere da che leggiamo in questi giorni che ella sarà candidata alle elezioni europee con Die Linke, la sinistra in tedesco. Die Linke è il partito della sinistra teutonica e dunque Carola Rackete letteralmente non si ferma e anzi, come usa dire, fa carriera, diventa l'emblema a tutti gli effetti delle sinistre fucsia neoliberali e color verde, ambientalismo di ordine neoliberale, si intende. Ha dichiarato che sul tema del clima sarà come un cane da guardia, parole sue. Sembra una minaccia per certi versi, in ogni caso a quanto pare la tematica migranti forse tira meno in questa fase, allora si ricicla prontamente nell'ambito della green economy, dell'ambientalismo neoliberale, modalità Greta Thunberg, come l'abbiamo definito più volte, per distinguerlo dal vero ambientalismo che coincide de facto con l'anticapitalismo e che è appunto l'ambientalismo che non è permesso dall'ordine del discorso oggi imperante. Carola Rackete rappresenta al meglio le istanze della sinistra liberal progressista, quella che ha abbandonato completamente la questione della lotta contro il capitale, contro l'imperialismo, per convertirsi a lotte che accettano preventivamente il terreno del capitalismo e dell'imperialismo. E tra queste lotte, adattive rispetto all'ordine dominante, vi sono indubbiamente la lotta per l'immigrazione di massa e per l'ambientalismo neoliberale. Per l'immigrazione di massa, da che dietro le parole nobilitanti di accoglienza e integrazione si nasconde la ben nota logica dello sfruttamento capitalistico. Il capitale non vede l'ora di disporre di braccia a basso costo ed è per questo che ama l'immigrazione di massa, che fornisce appunto braccia a basso costo, che vengono poi sfruttate nei circuiti della produzione e mediante le quali si abbassano i costi della forza lavoro, come abbiamo mostrato nel nostro libro Storia e coscienza del precariato. Il capitalismo ama poi la green economy, da che la green economy gli permette di trovare fonti rinnovabili di business, evitando ovviamente il vero ambientalismo, quello anticapitalistico. Insomma, Carola Rackete è sempre una conferma dell'ordine dominante, lo sapevamo, ne abbiamo ora un'ulteriore prova a suffragio.